sai solo suonare o sai anche sparare? Ciao cari Vapper, sono sempre io, Leandro di Amici del Fumo, e questa volta voglio parlarvi di un prodotto Vapers Mod. Ad oggi i Vapers fanno a gara per avere i tubolari di Gianluca Cesati, modder che ha rivoluzionato il mondo dei meccanici. Basti pensare solo all'innovazione apportata nei tasti. I prodotti di Cesati non sono solo dei tubi, sono vere e proprie opere d'arte, ispirate agli indiani d'America. Torniture sul corpo precise e senza sbavature, design originali, scalanature perfette. Inizia ora la nostra recensione. Vi presento il Gani. Nuovissima recensione. Questa volta parleremo di questo oggettino qua, il Gani della Vapers Mod. Apriamo il package, ecco, è quasi vellutato, si può notare benissimamente, sporco di liquido perché il bancone c'era un po' di liquido, ma ora se n'è andata. Questo non interessa. Vabbè, sì, no, non interessa. Apriamo il pacchetto, ecco la firma del modder Gianluca Cesati. Questo è il foglietti per l'originalità del prodotto. Ecco qua la modder numero 33033, quindi 33 trentini andranno a 30, tutti a 33 trottellando. Ecco la nostra, il nostro tubolare Gani. Eccolo qua il nostro tubolare, poi lo vediamo da vicino e proiettile. Vediamo come spinge il proiettile, sì. Allora, montando praticamente il tutto diventa il proiettile. Vabbè, ovviamente con l'atomizzatore, questo è il cap per gli atomizzatori. Eccolo qua. Il Gani è il nome che usavano i nativi americani per identificare i proiettili dei cowboy. Ok? Eccolo qua. Bello, no? Esteticamente è bello. Ok, vediamolo da vicino, vediamo anche la figata del tasto e poi vediamo come spinge. Ecco il nostro proiettile visto da vicino. La lavorazione è molto semplice perché non presenta, è un tubo liscio alla fine, quindi non ci sono lavorazioni particolari. La scritta è una sola, sta scritto Gani, le linee in alto e in basso della nostra scritta. In alto troviamo il seriale, come abbiamo detto prima è il numero 033A. Allora, questo tubo non presenta filetti, l'unico filetto che ha è nella parte in basso e in quella alto per l'attacco ibrido. Noi per svitare, noi facciamo questo procedimento qua e si svita il nostro tastino e poi facciamo una leggera pressione in basso per l'inserimento delle nostre 18650. Il tasto è molto particolare, è tutto in palladio, quindi basta sciacquarlo con acqua e sapone, quindi non dobbiamo usare nessun altro prodotto. Questo è il tubo, all'interno troviamo una slide, vabbè, è inutile che la tiro, questa slide per un'ulteriore protezione per la nostra mod. Allora, ora parliamo della particolarità del tastino. Praticamente è una vera figata, come abbiamo detto prima. C'è questa estrazione qua. Allora, la particolarità è che se noi andiamo a mettere una 18650 all'interno e dovesse per caso fare una sfiammata la nostra batteria, c'è l'espulsione del tastino, quindi così ci ha assicurato Vapers Mod. Quindi praticamente noi ci ritroveremo la batteria scoppiata a terra e il tastino a terra, sì, la spinge fuori e quindi troveremo comunque la nostra mod intatta.
Allora, parliamo di questo meccanico che spinge da paura. Lavorazione impeccabile, quindi sia a livello di scalanature, sia a livello dell'attacco ibrido, l'atomizzatore io me ne accorgo al tatto quando vado a montarlo sopra, la filettatura è bella, precisa, veramente è fatta bene. È un'opera d'arte, come ho detto all'inizio del video, perché? Perché fa questi... richiama tutte le cose degli indiani d'America, quindi il proiettile oppure il totem oppure tutto quello che riguarda. È stato molto innovativo e molto originale nei suoi tubolari, e vabbè, a me è stata una cosa molto fortuita ad avere questo Gani, perché io comunque stavo alla ricerca di, come ho detto prima, del totem. Però praticamente per una serie di cose un mio cliente non si è trovato bene e quindi l'ho preso ad un costo veramente misero, anche se poi lui l'ha dato a un altro cliente, l'altro cliente manco si è trovato bene, perché non riescono ancora a capire molte persone il mondo dei meccanici, anche se mi dà fastidio un po' il fatto che sia ottone, quindi l'ottone, come voi sapete, si ossida, si opacizza, e quindi noi dobbiamo comunque almeno una volta a settimana dobbiamo comunque pulirlo. Il tubo, rispetto, io ho usato sia l'Ebol, quindi parlo dell'Avid Life, l'Hackstone, vabbè, ne ho usato di tubolari, però questo qua veramente è quello migliore a livello costruttivo. Come spinta non credo che sia superiore ai tubi dell'Hackstone, forse lo è rispetto al Bean, anche rispetto al Sit Edition. Devo dire che Gianluca Cesari ha fatto un ottimo lavoro. Secondo me è difficile guagliare le sue creazioni. Detto questo, io credo che, vabbè, abbiamo parlato un po' in generale di questo tubo, abbiamo parlato un po' della Vapor Smoke, abbiamo parlato un po', ve l'ho fatto vedere da vicino. Non mi resta nient'altro da dire, solamente che mi piace il fatto che queste evoluzioni, il fatto per esempio che hai l'innovazione del tastino è stata sorprendente, è stata una cosa che comunque sia ha lasciato me di sasso. Io credo che queste cose sono belle per lo svapo, il fatto di che escono in commercio sempre nuovi prodotti e sempre nuove innovazioni, e questo fanno in modo che il settore dello svapo non cessi mai di esistere. Detto questo, vi auguro una buona giornata e basta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale.